Cari amici di Cani e Gatti e Compagnia, siamo a Colorno, in provincia di Parma, al circolo ippico Gli Argini ASD. E oggi conosciamo un ragazzo che non so se sia l'uomo che sussurra i cavalli, un uomo cavallo, un uomo che sicuramente dentro il quale scorre sangue di cavallo. Conosciamo Filippo Gozzi. Allora Filippo, ti vediamo qua in compagnia di due bardigiani. Due bardigiani che loro due si chiamano Istrice e Ispanico, che sono due colonne portanti dei miei spettacoli con questa razza. Parliamo un po' di te, ci racconti un po' della tua storia, perché sicuramente c'è un passato che si passa appunto di padre in figlio. Partiamo da tuo nonno che aveva la passione dei trottatori. Mio nonno ha sempre avuto per anni i trottatori, che poi ha lasciato in eredità a mio padre, che a sua volta ha deciso di intraprendere la passione dei cavalli in l'attività. Quindi io praticamente sono nato all'interno dei cavalli e ho sempre coltivato questa passione, e poi da quando ho incominciato ad avere più o meno 15 anni ho incominciato a girare, a montare un po' di qua e di là da vari cavalieri, fino a che ho incominciato, diciamo, a prendere all'inizio la passione che ho tuttora del cavallo bardigiano, che è un cavallo autoctono della nostra zona, della provincia di Parma, esattamente dei nostri Appennini, e è un cavallo incredibile, nel senso che ha un cuore grandissimo e la capacità di trasmettere la passione per questa razza, perché è veramente incredibile per chiunque, dal ragazzino all'adulto, a chiunque lo utilizzi. E dopodiché ho incominciato a andare a montare spessissimo in Portogallo per migliorare, perché l'equitazione in Portogallo è veramente a livelli altissimi, e da lì ho continuato a lavorare migliorando me stesso e i cavalli che sto preparando adesso, e questa è, diciamo, la mia storia, ecco. Parliamo brevemente del circolo ippico, sì. Di cosa vi occupate? Noi principalmente ci occupiamo delle lezioni di equitazione, preparazione di cavalli, che siano sia cavalli da campagna che cavalli da livello sportivo, in questo caso della disciplina che noi pratichiamo, la monta da lavoro tradizionale, che questo qua è il nostro lavoro. Abbiamo una ragazza che lavora con me, che si occupa delle lezioni per i bimbi, e io invece mi occupo di tutti i ragazzi a livello, diciamo, agonistico un pochino più alto, e poi mio padre che gestisce il tutto, nel senso che è quello che gestisce comprare i cavalli, controllare tutto, e noi ci occupiamo, diciamo, lavoriamo noi tre, ecco. Ecco, sicuramente sei un vero uomo di cavalli, a parte le mie battute iniziali, perché si respira proprio un'aria di una persona che ha fiducia di questo animale. Semplicemente ti ho visto anche prenderti cura proprio all'inizio, nella preparazione, sì, nello spazzolare i tuoi cavalli, sì, prepararli con i finimenti. Altra cosa semplicissima, quando sei entrato, a differenza di tanti maneggi, te la cavi da solo, sì, ti apri la porta, te la chiudi, fai tutto in autonomia. Mi autogestisco, sì, assolutamente. È una cosa che fin da ragazzino, nel senso che non sono stato abituato ad avere il cavallo pronto, a fare, mi sono sempre arrangiato, ecco, a preparare i cavalli. E poi una cosa che mi piace molto, perché si crea un po' quel legame tra il cavallo e il cavaliere, e capisci il cavallo che stai gestendo, capisci un sacco di cose, e quindi mi piace molto questa cosa qua. E poi mi piace autogestirmi, a far tutto, qualunque cosa mi serve fare a cavallo la faccio. Cavalli bardigiani, esatto. Come hai raccontato, li hai nel cuore. Li ho nel cuore. Cavalli italiani che però mi stavano raccontando dietro le quinte stanno diventando più numerosi in Germania che forse nel nostro paese. Abbiamo perso anche questo primato? No, assolutamente no. Nel senso che in questo momento, in questo periodo, il cavallo bardigiano sta andando molto, nel senso che sono cavalli incredibili, perché si adattano a qualunque tipologia di persona, che può essere il ragazzino, che può essere il maneggio, che può essere l'adulto, perché sono cavalli veramente versatili e soprattutto di grande tranquillità, e non hanno malizia, nel senso che non è il cavallo che cerca di prenderti in giro. Quindi è nel momento in cui hai, diciamo, un rapporto con questo cavallo qua, ti dà il massimo in qualunque momento. E noi mio padre ha preso la passione, si è innamorato, è una vita che ce li ha. Io mi sono innamorato loro a sua volta, incominciando con qualche bardigiano, diciamo, per me, e poi ho incominciato a prepararne tantissimi e a preparare questi cavalli qua per questi spettacoli che poi vedremo.
Infatti tu ti occupi sia della monta da lavoro tradizionale, che poi ti vedremo all'opera con diversi cavalli meravigliosi, che della parte degli spettacoli. Esatto. Adesso qua nella prima parte ti vediamo proprio all'opera con questi due bardigiani, che in questo caso ti limiti a due, ma so che vai anche a quattro e a sei, quindi sicuramente molto più difficile. C'è un briciolo di follia forse in questa cosa, ma tanta sicurezza che trasmette i cavalli. Sì, non hai paura, Filippo? No, assolutamente non ho paura. Ora poi è una cosa che lo faccio fin da quando ero ragazzino, ho incominciato all'età di 13 anni e poi ho mantenuto questo lavoro, questa passione, diciamo, per divertimento e un po' perché da ragazzino non hai il senso del pericolo. Io ho mantenuto questa passione e questa cosa qua, e adesso mi trovo a non aver timore di portare due cavalli in piedi e fare quello che faccio, ecco. Adesso io mi sposto e ti vediamo all'opera, e se magari ci racconti, ecco, qualche esercizio, certo. cosa ci hai preparato. Bene, i cavalli, come vi dicevo prima, lui si chiama Istrice, questo si chiama Ispanico. La differenza nel lavoro che andrò a fare, che è un lavoro in piedi su due cavalli, i miei cavalli non sono uniti, non sono legati in mezzo, a differenza di spesso molti altri cavalieri o comunque uomini da spettacolo che legano i cavalli. Io non ce li ho legati, li lascio separati. E adesso vedrete la motivazione perché li lascio separati. Buono. La simbiosi che andate a vedere, che vedrete con questi due cavalli, è una simbiosi che si è creata negli anni, non è una cosa. Questi cavalli qua sono con me ormai da 9 anni di spettacoli e hanno un'unione incredibile, nel senso che quando è il momento del bisogno si vanno a compensare a vicenda, sono veramente eccezionali. Sfidano anche molto l'uno dell'altro. Esattamente, assolutamente. E una cosa molto bella è che nel momento di difficoltà o di tensioni, in un qualunque spettacolo magari un po' più complicato, come possono essere spettacoli dove c'è un impianto per le luci che si spaventano, si vanno a unire ancora di più, nel senso che non cercano di allontanarsi, ma cercano di supportarsi a vicenda, gli si uniscono, che sono veramente incredibili, sono molto forti, instancabili. Ok, buono, adesso l'esercizio che farò un po' di trotto, per metterli regolari, buono, cercando sempre fluidità e regolarità. E a me piace preparare i cavalli per questa tipologia sempre col pensiero che il cavallo sia regolare nell'andatura, cioè che non corra, che non scappi, che io non devo stare agganciato alla loro bocca per tenermi su, ma che io cerco di entrare in sintonia con il loro movimento e seguirlo. Ok? È chiaro che per arrivare a fare una cosa del genere, prima di tutto c'è una preparazione di base da sella ottima, eh? Il cavallo deve essere molto bravo a lavorare da sella, a prepararlo bene con la redine di aiuto, quindi portare un cavallo che già va a una mano, e dopodiché si incomincia a mettere insieme i cavalli per fare queste cose qua. Hai fatto volteggio per parecchi anni, vero? Ho fatto volteggio per parecchi anni, sì. Ti ha aiutato in questa cosa? Mi ha aiutato molto, assolutamente. Mi ha aiutato molto per intanto la rapidità. In una situazione di pericolo, di difficoltà, la rapidità a essere veloce a correggerti, a sostenerti, ad aiutarti e soprattutto a sbloccare quel senso di pericolo che magari a volte ti dà del limite, no? Invece ti trovi in una situazione che sei obbligato a portare e a fare questa cosa qua, e a questa cosa qua mi ha aiutato molto. Buono, adesso mettiamo un po' di galoppo, Ali. Ok, gli esercizi che andiamo a fare negli spettacoli che preparo con questi cavalli qui, mi piace molto cercare di portare un pochino di qualità nell'esercizio della posta ungherese. Questo esercizio si chiama posta ungherese, no? Qualità vuol dire non soltanto fare tanti giri sulla pista, no? Ma cercare di portare esercizi, come possono essere le paline, come potrete vedere l'esercizio, il prossimo esercizio, cercando di dare qualità al movimento. Super.
Bravo. Ok, questo è uno degli esercizi. Ok? Buono. Adesso cerchiamo di mettere un pochino più regolare il trotto. Vi faccio vedere l'altro esercizio. Buono. E adesso vi faccio vedere il perché lascio i cavalli slegati uno con l'altro. Olà. Dai. 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 Io sono senza parole. Bene. Dopodiché, questo esercizio invece non lo salto, ma faccio una cosa un po' più difficile, che è fare un passo laterale su questo telo. Voilà. Buono. Bene, adesso metto un esercizio un pochino più complicato. Sempre facendo un passo laterale. E voilà. Vale. Ok. Questo è quello che io faccio nei vari spettacoli, poi aggiungo anche altri cavalli, 2, 4, 6. Io sono okay. Davvero senza parole, non riesco quasi a commentare perché sei troppo bravo. Cerchiamo di fare questa cosa, dando sempre qualità, nel senso creare uno spettacolo, però pensando di inserire nello spettacolo qualcosa in più, nel senso sia il lavoro di tranquillità, in questo caso come i cavalli, però anche metterci, anche se in piedi, dell'equitazione reale. Cioè non a caso nello spettacolo, nel senso non solo dello show, però metterci qualità in quello che si sta facendo. Io la vedo così, ecco. È arrivato il momento di vedere al lavoro un cavallo arabo, Ademon Leap, un cavallo di 6 anni che Filippo ha in preparazione per quanto riguarda le gare nella categoria giovani, quindi sta esordendo. Debuttanti. Ci racconti un po' di lui. Sì, come dicevamo, hai questa predisposizione per portare nel lavoro il cavallo italiano. Sì, questo è un cavallo arabo, e come dicevi te, ha 6 anni, è un cavallo che ho preso da un allevamento di un amico che si chiama l'allevamento Lippo Castano, che è qua dalle nostre parti, il paese si chiama Viedana, e è un cavallo che abbiamo preso che aveva l'età di 6 mesi e l'abbiamo allevato e ho incominciato a domarlo che aveva 3 anni. Il cavallo adesso è di un mio amico
che lo stiamo preparando per fare la monta da lavoro, però ha una predisposizione a lavorare in piano, una cosa incredibile, nel senso che è veramente un arabo fuori dal normale, per la tranquillità, l'elasticità e la flessibilità che ha, ma soprattutto la serenità che ha, perché questo è un cavallo di 6 anni, ma è intero, uno stallone, e ha veramente una tranquillità incredibile. Ti volevo chiedere, proprio perché abbiamo parlato di questa tranquillità che è particolarmente richiesta dal giudice in gara, cavalli di testa o cavalli preparati per avere testa? Allora, io credo che la cosa corretta sia partire già con un puledro che la base della testa sia buona, sia serena, perché la problematica grande quando si incominciano a portare a cavalli a certi livelli, su certi lavori, certi esercizi dove richiede più pressione, ci sono cavalli che sopportano la pressione e cavalli che fanno fatica a sopportare la pressione. Se tu hai già un puledro che la testa è molto buona, molto serena, predisposto a star sereno con l'uomo, a lavorare, avrai un puledro che anche nel lavoro più avanti, diciamo con più difficoltà, manterrà sempre tranquillità. E io ho sempre notato questa cosa qua. Quali sono le basi per avere la speranza di riuscire ad avere un puledro sereno di testa, certo, che sia cresciuto nel modo, certo, corretto? Cioè, cosa valuti quando decidi di acquistare un cavallo per prepararlo? Allora, la prima cosa che guardo in un cavallo è chiaramente intanto la forma fisica, cioè nel senso, anche se però che il cavallo vedi più o meno che fisicamente potrebbe diventare come tu pensi che sia, no? Quindi a me piace vedere, quando mi capita di vedere un puledro, me lo immagino già domato, già che ha una predisposizione, un futuro, quindi già dove i muscoli dovrebbero essere nella posizione corretta, quindi ho già un'idea di quella cosa lì e parto da quella base lì. Dopo è chiaro che a 6 mesi non ti posso dire che testa ha, no? Mi fido un po' di chi in quel momento lì vado a prendere dall'allevatore, nel senso che conoscendo padre, madre e genealogia indietro, ti aiuta a dire: guarda, questo cavallo qua potrebbe diventare in quella maniera lì. E principalmente io faccio questa cosa qua, nel senso che a colpo d'occhio guardo il cavallo che mi interessa, chiaro che vado da persone fidate, non vado a caso, e poi da lì, in base alla forma del cavallo, prendo il cavallo e poi incomincio a prepararlo. Un buon lavoro di base fa sì che il cavallo rimanga sereno di testa, quindi quello che io faccio tanto, come dicevamo prima, è prepararli senza aver fretta e portarli in campagna. Sembra, ma fa tanto. L'allevatore che ruolo ha nella crescita del puledro? È secondo me una delle cose più importanti, perché è, diciamo, la base della tranquillità del tuo cavallo, del puledro che in quel momento lì vai a prendere. Quindi il modo con cui sta allevando il puledro, quindi che può essere in questo caso qua, può essere anche lo stato brado, però quando arriva a un determinato periodo della sua vita, portato all'interno di un recinto, di un paddock, dove l'uomo è a contatto con questo cavallo, che il cavallo stia sereno, ha secondo me un ruolo molto importante. Ma la cosa più importante è la selezione che c'è prima, nel senso che nasce dalla madre, dal padre, in maniera che il cavallo o comunque i futuri puledri che nascano abbiano già una testa predisposta a, e quindi io credo che sia una cosa molto importante. Per noi cavalieri è una cosa molto importante. Ti voglio vedere lavorare, okay, perché sono curiosa. Questo cavallo qua, allora, io a me piace molto quando preparo un cavallo giovane, prima di andare a chiedere tanti esercizi o cose comunque complicate, che il cavallo impari a trottare, a galoppare, a mantenere un passo in equilibrio con attività, che non corra, però che si sostenga, no? E ad esempio nella categoria di questo puledro qua, di questo cavallo, puledro ormai sta diventando adulto, e è molto richiesto nella categoria debuttante variazioni di andatura. Variazione di natura che può essere passo, in questo caso qua un passo con l'inculatura rilevata, oppure cercando un passo medio. Passo medio in questo caso dove il cavallo deve distendere bene le gambe anteriori e cercare di andare a superare l'orma col piede posteriore. In questo caso lui è un cavallo che lo fa in una maniera incredibile, è molto buono il passo di questo cavallo. E questa è una cosa che viene molto richiesta nella loro categoria, soprattutto perché giustamente lavori con un cavallo giovane e quindi deve essere predisposto e lavorato sulle andature in maniera che gli vengano il più fluido possibile tutto quello che va chiesto, no? Buono, dopodiché uguale al trotto, cercare sempre la cadenza corretta senza che il cavallo corra, ma che mantenga fluidità. E all'inizio del lavoro, quando prepari un puledro, che impari a stare retto, dritto, sotto di te, che si porti. E poi uguale, anche con lui
circolo, mantenendo un pochino di spalle in dentro, cercando di sfruttare bene l'incollatura che si apre in avanti, senza esagerare a chiuderla. Mi dicevi che ha un ottimo cavallo. È un ottimo cavallo, sì. Un ottimo cavallo, però ha un'espressività incredibile, un movimento ottimo. E si vede. E ha una cosa incredibile, una sospensione nel movimento che fa paura. Veramente incredibile. Già incomincia a venire fuori un buon passaggio, non buono, non è super, però incomincia ad avere la cadenza saltata correttamente. Però è equilibrato, non è un cavallo che cerca mai di fuggire dalle pressioni, sempre tranquillo. E la difficoltà di questo cavallo qua è che è così bravo e così forte fisicamente che viene istintivo per uno che prepara cavalli dire: chiediamogli quella cosa in più. Invece un cavallo del genere devi avere pazienza e chiedergli una cosa in meno per far sì che si rispetti la sua crescita, perché è un cavallo fortissimo. Nel galoppo, cercando tranquillità, però va richiesta la variazione di ritmo. Buono. Che tipo di maestro sei per i tuoi cavalli? Questa è una domanda difficile, nel senso che io credo, non sono, quello che io penso di essere in questo caso qua, come preparatore di cavalli, più che andare a richiedere o esagerare su determinate cose, in realtà sono io l'allievo di loro, non sono io il maestro, nel senso che io cerco di interpretare, dare una mano al cavallo, a valorizzare il suo ritmo, il suo movimento, la sua bellezza, e loro in cambio mi danno la capacità e la sensibilità di imparare a sentire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Quindi non ti posso dire che sono io il loro maestro, ma sono loro che stanno insegnando a me. Vale. Ha già anche i cambi, quindi. Sì, questo è un cavallo che non devi insegnargli niente. Tu incomincia a metterlo nel giusto equilibrio e questo fa tutto. È naturale, è tutto naturale. Devo dire che la muscolatura dei cavalli che ci hai presentato è molto armoniosa. Io credo che sia una delle parti principali di questa cosa qua, nel senso che il cavallo è un atleta. Qualunque cavallo sia, che sia un cavallo da campagna, che sia un cavallo sportivo, è un atleta. E secondo me chi incomincia a intraprendere la strada di tenere un cavallo, montare un cavallo o comunque curare un cavallo, la base è la forma fisica. A me piace molto, a casa mia, nella mia scuderia, ci tengo molto all'alimentazione dei cavalli, nel senso che deve essere intanto regolare, col giusto approccio tra il fieno corretto, il mangime corretto e la giusta quantità di lavoro, perché anche quella è una cosa importante, non è solo l'alimentazione che io gli do da mangiare, diventa una balena e non conta niente, no? È peggio. Però a me piace molto, ogni cavallo ha la sua quantità di mangime, la sua razione, la quantità di fieno, in maniera che so che quel cavallo lì deve mangiare tot mangime per avere una forma fisica del genere, e una cosa che io ci tengo molto,
Non sono, io non sono un amante di quelle cose come possono essere elettroliti, non elettroliti, non, un sacco di cose, perché io credo che col giusto lavoro, la giusta quantità, il giusto approccio nelle cose che si vanno a fare con il cavallo, in un'alimentazione normale, può mantenere un cavallo con un fisico bestiale. Io tutti i cavalli che ho sono tutti in forma fisicamente e non ne ho uno con delle aggiunte di vitamine, non vitamine, non ho niente. Utilizzo un mangime normalissimo e il fieno buono, perché noi nella nostra zona il fieno facciamo parmigiano e il fieno è buono qua, quindi ho fieno di Prato Stabile o Medica e quindi con questa alimentazione qua i cavalli sono in super forma. E poi tanto che fa per avere una forma così è il lavoro, riempire i muscoli nel lavorare, nella ginnastica, che è la cosa fondamentale, è fare l'esercizio, ma fare l'esercizio con un senso. Cioè, perché vai a fare quell'esercizio? E a me portare determinati cavalli a fare determinate cose, determinati esercizi, oltre all'elasticità, è proprio per aiutarli fisicamente a riempire i muscoli nella posizione corretta. Io credo che sia la cosa più importante. Filippo è un po' pazzo, ve lo dico in anteprima, non ha proprio paura. Troppo bravo. Tutti e due, davvero. Questo cavallo qua ha una qualità sovrannaturale. Allora, una cosa di te l'abbiamo capita, che sicuramente non sei un tipo pauroso. No. E questo i cavalli lo apprezzano tantissimo, sicuramente gli infondi molta fiducia. Assolutamente. Bene, ok. Insieme a Filippo adesso parliamo di monta da lavoro tradizionale e qui con lui c'è un puro sangue inglese. Per me è davvero sempre un'emozione vedere questi cavalli verso un tipo di lavoro in piano. Io vengo dal mondo del dressage dove i cavalli erano soltanto tedeschi. Vedere un puro sangue inglese lavorare in questo modo per me è davvero molto emozionante. Quindi lascio la parola a Filippo e se ci fai vedere anche un po' di lavoro con il tuo cavallo che si chiama? Coral Rouge. Mio caro Rouge. Grazie mille Natalie. E questo cavallo qua è un puro sangue inglese di 12 anni, è con me ormai da 8 anni, stiamo lavorando su una disciplina che si chiama monta da lavoro, che è una disciplina bellissima, che è molto varia come disciplina, nel senso che si divide su 4 prove, tutte chiaramente con lo stesso cavallo, che è la prima prova è una ripresa in piano di dressage, ok, dove le figure sono estremamente difficili, ok? E la grande difficoltà è che, come ad esempio con Coral, la massimo livello, che è la categoria Open, è obbligatorio la guida a una mano, ok? Quindi non è più l'utilizzo di due mani, diciamo, ma si porta il cavallo a una mano. Dopodiché abbiamo la seconda prova che si chiama Attitudine, che è una ripresa all'interno del campo con gli elementi,
come può essere paline, salto, cancello, un ponte, un passo laterale, e dove il cavallo deve farlo a livello attitudinale, quindi con le giuste incurvazioni, le giuste flessioni, cercando di mantenere serenità in qualunque esercizio e senza mai scaldarsi. Dopodiché abbiamo la terza prova, che è la velocità, ok? Che è praticamente la stessa ripresa di attitudine, quindi con gli elementi, però in velocità, quindi con una prova cronometrata. E dopodiché abbiamo l'ultima prova, che è lo sbrancamento coi vitelli, che solitamente è una mandria di 20 vitelli numerati da 1 a 20, ok? Dove hai il giudice, ti dà il numero, e tu col tuo cavallo devi andare a estrarre questo vitello, portandolo fuori con calma dalla mandria, ok? Cercando di fare il minor tempo possibile senza fare, diciamo, o avere dei capi sporchi, diciamo, solo il tuo numero, ok? Questa disciplina, Filippo, in che stato nasce? C'è un momento storico in cui nasce, viene riconosciuta? Diciamo che è una disciplina che il periodo corretto di quando nasce, in questo momento qua non te lo so dire, però è una disciplina che vive da noi, diciamo, nel nostro mondo da sempre, dalla Spagna al Portogallo, perché nasce praticamente dai i vecchi mandriani, no? Dai cavalieri che lavoravano tutto il giorno col cavallo a livello all'interno del bestiame, e quindi praticamente avevano bisogno di un cavallo versatile, rapido, ok? Che lavorasse sempre una mano per aprire cancelli, chiudere o per utilizzare un bastone per muovere il bestiame. E da lì si è creata la monta da lavoro, cercando sempre di migliorare di più il cavallo, mettendo il cavallo in una preparazione più classica, ok? Non fatto in maniera, diciamo, non male, ma avendo un cavallo più classico, più corretto, però mantenendo la naturalezza e l'equilibrio del cavallo in maniera naturale, quindi non andando a forzare determinati esercizi, ma cercando di tenere sempre un cavallo leggero nella mano, flessibile sul fianco, ok? E quindi è diciamo che nasce in questa maniera qua. Razze tutte ammesse? Tutte ammesse, le razze sono tutte ammesse, non c'è una tipologia di cavallo particolare. È chiaro che ci sono cavalli, diciamo, più predisposti per determinate cose, però tutti i cavalli sono ammessi, che può essere dal cavallo bardigiano al cavallo camarghese, al cavallo lusitano, al cavallo ispano-arabo, a tutti i cavalli, non è una disciplina chiusa su determinate razze. Qui abbiamo un puro sangue inglese. Esattamente. Allora, noi puro sangue inglese li conosciamo per le corse di galoppo. Esatto, esatto. È stata una tua idea? Ci sono già altri cavalli in questa disciplina? Ci sono, di puro sangue? In realtà in questa disciplina no. Io è l'unico cavallo che ho, che c'è, e che anche al di fuori c'è. Perché sono cavalli estremamente sensibili e con diciamo un modo di lavorare che non puoi forzare niente, ma devi cercare di collaborare con lui e andare sempre sulla stessa linea di lavoro. Quindi è un cavallo molto complicato, che io ci ho impiegato tanti anni a portarlo a livello che è, perché ci vuole della calma. E questo è un puro sangue inglese, l'ho scelto, ok? Perché per me è uno dei cavalli a livello sportivi top che ci potrebbe essere, ok? Soprattutto per una monta da lavoro, per una disciplina del genere, perché ha un'elasticità incredibile, ok? E siccome questa disciplina da pochi anni hanno inserito il trotto, ma è sempre stata una disciplina col passo e galoppo, perché principalmente nel lavoro col bestiame si fa passo e galoppo, non tanto trotto. E quindi il loro lavoro è galoppare, non c'è altra storia. E quindi sono dei fuoriclassi su quella cosa lì. Ci parli un po' di lui, è un castrone? Lui è un castrone, 12 esattamente. 12 anni, dicevi? 12 anni. È un cavallo che ho preso più o meno all'età di 2 anni e mezzo. E ha fatto il debutto, però non faceva i tempi delle corse, e quindi io ho deciso di prenderlo. Perché mi è piaciuto, il primo colpo mi è piaciuto subito. Ma sei andato proprio tu a scegliertelo? Sono personalmente? Sono andato là a sceglierlo, sì. Nel senso che c'era questo signore che aveva questi cavalli qua, e lui aveva questo cavallo qua nel paddo, che era il più brutto di tutti. Era il più brutto di tutti, però mi piaceva tanto per le gambe, per i piedi, aveva i piedi molto grandi per essere un puro sangue. E allora ho scelto questo cavallo qua. E l'ho scelto e poi l'ho portato a casa e ho cominciato a prepararlo. I primi anni, il primo anno e mezzo più o meno, penso che mi abbia lanciato via meno una ventina di volte, minimo. E poi ho cominciato a mettersi correttamente, a lavorare correttamente, e adesso sta diventando uno dei cavalli più forti che ho dentro alla mia scuderia. Un cavallo di testa, mi raccontavi. Molto. E di cuore. E di cuore, tanto cuore. Devo dire che adesso lo vediamo comunque lavorare, ha una bella elasticità. Ha una bella elasticità. Come si arriva? Con un puro sangue preparato per le corse a questo livello. Questa elasticità. A parte tanti esercizi a livello lavorativo,
che possono essere esercizi proprio di flessioni, di ginnastica, ma la cosa che dicevo prima è il fatto che devi arrivare a un punto tale che non sei mai in scontro nel lavoro con questo cavallo qua, ma sempre a fare piuttosto un passo indietro per poter far sì che lui abbia voglia di poter fare, no? In quella maniera qui diventa tutto facile qualunque cosa fai con lui. Però principalmente per creare questa elasticità sono tutti gli esercizi. Certo. Un po' di ginnastica, un po' di esercizi che adesso vi farò vedere. Assolutamente sì. Ti chiedo ancora alcune cose. Una parte fondamentale che purtroppo per i cavalli da lavoro a volte viene messa, in, non dico in secondo piano, proprio dimenticata, è la passeggiata. Sì. Invece mi dicevi che per te è un aspetto importante per la preparazione. Io credo che avere un cavallo che sia bravo in campagna, che sia abbia fiducia in quello che tu chiedi, essendo fuori con mille problemi, che può essere una macchina, un trattore, un animale, è un cavallo che poi quando tu monterai all'interno di un campo prova o un campo gara, avrà una fiducia tale di te nel lavoro che non si preoccupa di quello che c'è intorno. E a me piace molto, soprattutto quando preparo i puledri, a dargli una preparazione di base, non so, un paio di mesi a lavorare correttamente in campo, che le manovre basi le conoscano bene e hai un po' di controllo corretto, e poi portarlo fuori in campagna che si crei, che faccia il passo, che faccia le andature stabili nella campagna, che può essere una carraia, un argine, però avere un cavallo in passeggiata, soprattutto per chi fa agonismo anche a livelli alti, è una cosa fondamentale. Ti lascio lavorare bene. Intanto e ti seguiamo se ci racconti un po' i movimenti, sì. Il tipo di lavoro. Esattamente. Gli esercizi principali nella monta da lavoro, quelli diciamo nel lavoro nella categoria open, intanto partiamo sempre dal fatto che il cavallo va preparato a una mano, ok? Senza mai, e la cosa che non puoi fare in una gara è toccare le redini all'interno della tua mano, ok? Perché è una pena di eliminazione. Però gli esercizi principali sono circoli, ok? Volte, esercizi base, semplici. E dopodiché andiamo su esercizi più complicati, che come possono essere una piroetta al passo, che adesso vi farò vedere, un appoggio al passo, ok. Questo esercizio che vedete, questa è una piroetta al passo, il cavallo deve lavorare con l'incurvazione nella direzione in cui sta andando, incrociando i piedi anteriori, ok? E cercando di battere con entrambi i posteriori la posizione in quel momento dov'è, senza mai incrociare, ok? Cercando di batterli in quella posizione, sempre, però non si devono mai fermare i piedi. La prima piroetta l'abbiamo fatta a destra, ora prepariamo una piroetta a mano sinistra. Ok, e questo è uno degli esercizi principali. Dopodiché abbiamo degli esercizi che sono l'appoggio al passo, e che è sempre un esercizio dove il cavallo deve lavorare incrociando anteriore e posteriore, però avanzando nel movimento e mantenendo l'incurvazione del suo corpo e della testa nella direzione in cui sta andando. Ok? Prepariamo un pochino il cavallo nell'angolo con l'incurvazione corretta, prendiamo un pochino la diagonale, ok, e poi cercando di farlo avanzare. Anche l'assetto del cavaliere è fondamentale. È molto importante. In questo caso l'assetto del cavaliere non deve mai stare al contrario della direzione, sempre nella direzione in cui sta andando, per aiutare il cavallo nel movimento che sta facendo. È una cosa molto importante, perché se io sbaglio anche solo la mia posizione, è chiaro che il mio cavallo lo metto in difficoltà, è fondamentale. Se io faccio un appoggio, ok? In questo caso verso destra, il mio peso sta al contrario, chiaramente il mio cavallo fa fatica perché io gli sto chiedendo di andare a destra e il mio corpo gli sta chiedendo un'altra cosa. Quindi è molto importante la direzione in questo caso del nostro corpo, è fondamentale. Come tutte le manovre, è una cosa fondamentale che è la base
Il corpo del cavaliere deve fare, però, quando arrivi a determinati livelli, meno fa e meglio è. È veramente molto importante. Buono. Questi sono gli esercizi principali al passo, dopodiché abbiamo le retromarce, una retromarcia, un passo indietro, dove il cavallo deve mantenere fluidità e regolarità, senza fretta, e soprattutto muoversi correttamente, senza mai bloccarsi nel movimento. Buono. E questi sono gli esercizi al passo. Ok, a me piace variare quando lavoro, anche un po' dopo qualche esercizio, perché sai, la posizione di naturale del cavallo non è star sempre lì, sulla verticale, no? Ok? Certo. Chiaro, perché lo prepari, lo porti a prepararsi quella posizione, non è la posizione naturale. Quindi quando il cavallo ha lavorato bene su determinati esercizi, mi piace che il cavallo distenda un po' l'incutura, che si rilasci, che prenda un po' di agio, che respiri la schiena. Ecco, intanto che diamo un attimo di agio a Coral Rouge, un'altra parte che mi piaceva affrontare è un po' il tuo metodo di lavoro, certo. Il tuo modo di lavoro. Certo. Mi raccontavi che una cosa che mi ha fatto sorridere è che a volte, se tu noti che il cavallo quel giorno è già predisposto bene, è sciolto, lo senti bene già al passo, certo. Lì a volte si conclude il lavoro. Quindi non tutti i giorni al cavallo viene fatto un lavoro pesante. Assolutamente no, assolutamente no. A me piace molto rispettare i tempi del cavallo e non forzare mai le cose. Cioè, nel senso, sì, è chiaro che c'è il giorno no, il giorno sì, come tutti, no? Come noi. È chiaro, è la base, no? Però a me piace montare a cavallo cercando di capire in quel momento di cosa ha bisogno il cavallo. Cioè, non è passo, per forza il trotto e per forza il galoppo. Io principalmente lavoro i miei cavalli una mezz'ora, 30 minuti, 40 minuti al giorno, non di più, perché oltre ai 40 minuti, a meno che non è un cavallo che deve fare del fondo, e lavora a livello in piano correttamente, 40 minuti, oltre i 40 minuti il cavallo è stanco, fisicamente. Nel senso che fai delle manovre fisiche che gli danno fastidio ai muscoli, no? E a me piace lavorarli più o meno quel tempo lì, però sono anche una di quelle persone, uno di quei cavalieri, che io salgo a cavallo, entro nel campo, e il mio cavallo si porta correttamente al passo, con la giusta incurvazione, tutto quello che è perfettamente, io finisco di lavorare al passo. Non vado a cercare il trotto, non vado a cercare il galoppo. Se il cavallo in quel momento è corretto, glielo sento bene, basta, mi questo fermo. Nel tempo può aiutare anche a preservare le articolazioni che sono sottoposte. Assolutamente, sicuramente è una cosa fondamentale, io credo in questa cosa qua, perché a volte si notano dei cavalli a una certa età che abbiano 12, 13 anni, 14 anni, che sono nel pieno della forma fisica, con le articolazioni distrutte, perché certi cavalli vengono esasperati su certe manovre, dove chiaramente il fisico di questo atleta, in questo caso il cavallo, deve mollare da qualche parte, non può sostenere così tanta pressione. Invece io trovo in questa maniera i cavalli che ho anche a livelli più alti, che sono tutti in forma fisicamente, io non ho niente nelle articolazioni, qualunque cosa sia, ho i cavalli perfettamente in forma, e quindi è una cosa che a me piace molto. Magari è chiaro che il tempo, diciamo, di lavoro si allunga un po', però magari non è pronto questo anno, è pronto l'anno prossimo, però a me non cambia niente, nel senso che ho il cavallo che, se non è pronto quest'anno, l'anno prossimo è il top della forma, e quindi io sono contento di lavorare così. Ok? Bene, adesso facciamo un po' di lavoro al trotto, con molta calma e sempre uguale. Ok. Un esercizio che a me piace molto, sia al passo che al trotto, ma principalmente al trotto, è lavorare il cavallo nella linea del circolo con un pochino di spalla in dentro, ok? Che è un esercizio molto buono, perché aiuta alla decontrazione del movimento e a favorire l'elasticità dell'ampiezza del movimento, dove il cavallo, soprattutto cavalli come loro, come in questo caso i puro sangue, che non hanno un super trotto, trottano, però non è una cosa incredibile, no? Però per poter avere un buon ritmo, una buona regolarità, è un buonissimo esercizio lavorare su un po' di spalla in dentro, ok? Tenendo l'incurvazione corretta, poi andando a cambiare un pochino la mano, con un po' di cessione alla gamba. Buono. E un pochino di spalla in dentro dall'altra parte. È una cosa che mi piace molto, perché
dà molta regolarità all'andatura, il cavallo diventa molto regolare, e porti anche a fare un esercizio come può essere un passage, in questo caso, su un cavallo del genere, che non è facile, perché non ha l'espressività per poterlo fare. È bello vedere un puro sangue in passage, non pensavo mi sarebbe mai capitato nella vita. Complimenti. In questo caso qua dai flessibilità al trotto, il cavallo incomincia a trottare ed è senza aiuto di nessun attrezzo, in questo caso può essere una frusta o il cavallo sale perché io richiedo con l'aiuto della gamba e la giusta cadenza del trotto l'esercizio. Bene, dopodiché nella monta da lavoro invece gli esercizi principali nel trotto sono un po' di appoggio, ok? Circoli vari, esercizi un pochino più semplici, qualche alt, però principalmente sono appoggiate, trotti allungati, trotti medi. Com'è Coral da montare? È un cavallo sensibile? Molto sensibile, molto sensibile, molto fine e soprattutto con... non devi stare lì a esagerare con l'aiuto, tu basta che pensi e il cavallo comincia a inserire l'esercizio. Procede. È veramente una sensibilità incredibile. E questi qua sono gli esercizi principali al trotto. Dopodiché abbiamo gli esercizi invece, adesso cominciamo le manovre reali, che sono principalmente tutte al galoppo, ok? Dove, tralasciando sempre che ci sono circoli, non circoli, certo, che quello è normale, però gli esercizi più complicati sono appoggio al galoppo, piroetta al galoppo, cambi di galoppo a 2, a 3, a 1, ok? Dove il cavallo deve sempre mantenere tranquillità, elasticità, senza aver fretta e mantenendo equilibrio. Io ribadisco sempre che la cosa più difficile è lavorare sempre a una mano, eh? Assolutamente. Tutte queste manovre sono sempre tutta a una mano. Lavorare a una mano, tenere l'incollatura corretta. Buono. Lavori a una mano, ma le gambe lavorano tanto, immagino. Esattamente, le gambe sono fondamentali per sostenere il cavallo. Sempre, la gamba interna che controlla sempre l'incurvazione del collo e del fianco e la gamba esterna sempre un po' arretrata che lo aiuta ad avanzare nella linea del circolo. È molto importante. Quando monti un cavallo a una mano, la gamba è la base di tutto. Ok, ora prepariamo un piccolo appoggio al galoppo, prendendo sempre un po' la diagonale e lasciando che il cavallo scorra. E ora manteniamo un po' di galoppo rovescio. Buono. E riprendiamo la diagonale e lo rimettiamo al galoppo corretto. Allungando un po' la falcata. Allungando un po' la falcata perché dopo un esercizio dove ha dovuto utilizzare un po' il dorso, è sempre un pochino meglio allungare un po' la falcata del galoppo. Buono. Ora prepariamo una piroetta al galoppo, ok? Con calma. Cercando di non accelerare le battute, di lasciarlo comodo. Buono. Buono, ora prepariamo un cambio di galoppo.
gli prepariamo l'altro appoggio. Uguale, prepariamo, prendiamo la diagonale, arretriamo un po' la gamba destra, gli portiamo dentro la groppa, gli lasciamo che scorra il cavallo. Buono. Ora manteniamo un po' di galoppo rovescio, ahi, ahi, buono. Gli riprendiamo la diagonale, gli uguale, riapriamo un pochino la falcata. Buono. Gli uguale, ci portiamo verso il centro che prepariamo una piroetta. Senza fretta, ahi. Buono, ok? E questi sono due esercizi, diciamo, principali. Dopodiché abbiamo i cambi di galoppo, in questo caso prima ne abbiamo fatto uno. Bene, stessa cosa da questa parte, ne prepariamo uno, senza fretta. Buono. E prepariamo adesso quelli in linea, ne facciamo i cambi di galoppo a due tempi. Ehi. Bravissimo. Ok. Buono. Ora senza fretta, perché non è ancora pronto, sta incominciando. Prepariamo qualche cambio di tempo a tempo, senza aver fretta. Buono. Buono. Ehi. Un altro esercizio difficile, molto difficile, io credo che sia molto difficile, è preparare una buona transizione, galoppo passo. Deve essere molto fluida. Deve essere molto fluida e soprattutto il cavallo deve essere molto in equilibrio. Deve avere già un suo portamento nella preparazione del lavoro dove gli permetta di riunirsi a tal punto per poter inserire direttamente il passo, che è una delle transizioni più difficili che ci sia. Complimenti. Grazie. Adesso ci concentriamo su un cavallo mare in mano, ovviamente sempre montato da Filippo. Come dicevo prima, quello che mi colpisce di Filippo è di saper lavorare veramente con ogni tipo di cavallo. E adesso è in sella questo bellissimo cavallo Baio, un mare in mano di 11 anni, che hai preparato, Filippo. L'ho preparato, sì. Adesso è di una tua collaboratrice Giulia. E sta avendo anche degli ottimi risultati in gara. Esattamente, questo cavallo qua, come diceva prima Natalie, è un cavallo mare in mano di 11 anni, lui si chiama M. Zairo del Forteto. È un cavallo estremamente talentuoso, con una forza fisica incredibile e una grossa espressività nel movimento, soprattutto al trotto, ha veramente un movimento incredibile.
Questo cavallo qua è sempre anche lui preparato per la monta da lavoro, però con delle ottime basi per poter fare delle categorie di dressage. E il cavallo adesso lo sta montando la mia collaboratrice, la ragazza che lavora con me, che si chiama Giulia, e che lei principalmente si occupa delle lezioni con i ragazzini e prepara tutti i bimbi fino a fare le prime gare, diciamo, in monta da lavoro a livelli, diciamo, iniziali, ecco. E questo è un cavallo incredibile. E a me piace fare, diciamo che nella mia scuderia, nella scuderia, diciamo, mia e di mio padre, cerchiamo di valorizzare tanto il cavallo italiano, perché secondo me abbiamo una varietà di cavalli all'interno, diciamo, della nostra nazione che è incredibile. Ok, nel senso che abbiamo il maremmano, il puro sangue, i cavalli arabi, e abbiamo dei cavalli estremamente forti che possono veramente dar tanto, e quindi a me piace tanto cercare di riuscire a tirar fuori questi cavalli, a valorizzarli. Il maremmano per cosa nasce? Il maremmano inizialmente nasce principalmente, diciamo, per i cavalieri, i butteri, no? Ok, dove veniva utilizzato soprattutto per il lavoro col bestiame, ma soprattutto erano cavalli che là erano cavalli molto frugali e molto forti fisicamente, perché là hanno dei pascoli che sono secchi come il campo in sabbia che c'è qua, nel senso che veramente ci devono adattare a qualunque cosa, e quindi avevano creato questo cavallo rustico, però con una bella dimensione, una bella statura, per poter fare tutti i lavori, diciamo, a livello proprio agricolo, in mezzo al bestiame, star fuori delle ore. Un bel cavallo, quanto è il garreso? Sarà 1,78, 1,80? Sono cavalli che variano dall'1,70 fino anche all'1,80. Sono cavalli grossi, molto grossi, e adesso stanno tirando fuori cavalli giù un po' più piccoli, un po' più versatili, però sono super cavalli. È veramente incredibile, perché io ne preparo vari di cavalli maremmani, e sono cavalli... C'era la leggenda una volta che diceva che il cavallo maremmano è un cavallo zuccone, un cavallo testone, invece non è così. Sono cavalli estremamente predisposti a lavorare e di grande qualità. Come hai scelto questo cavallo? Questo cavallo qua l'ho scelto insieme, l'ho preso che aveva 3 anni, e praticamente la scelta è stata insieme a un'altra cavalla che non ho più, che nel senso che ho venduto, e erano liberi nel recinto, e quando hanno incominciato a trottare sono rimasto a bocca aperta, ho detto: questo non può essere un cavallo maremmano, volava. E allora da lì l'abbiamo preso e l'ho preparato per fare questa disciplina, ed è veramente un cavallo eccezionale. Ecco, in questo caso ho visto che hai tolto gli speroni. Ho tolto gli speroni, sì. Perché? È un cavallo con molta forza, e a livello di... è molto sensibile come cavallo, un cavallo è molto emotivo, e quando, per poterlo lavorare bene, devi creare la giusta pressione senza mai esagerare, e con lo sperone si sente un po' troppo costretto e si scalda un po'. L'imboccatura. L'imboccatura è un morso classico portoghese. In questo caso qua è un morso, perché nella disciplina della monta da lavoro, quando si arriva a portare un cavallo a una mano, col filetto non è difficile, nel senso che il cavallo ha bisogno di contatti, di flessioni, dove col filetto non riesce a creare quella, diciamo, incurvazione, quell'esercizio, quella decontrazione. E quindi si utilizza un morso semplicissimo. Questo qua è un morso con non tanta leva, con un cannone largo intero, che è più morbido. Preferisco avere i morsi con interi interni, con un pochino di ponte, perché favorisce un po' la sollevazione, è meno pesante rispetto a un morso spezzato. Magari si dice, però il morso spezzato fa che quando vai a tirare la leva si piega, e quindi va a dar fastidio alla bocca. Un bravo cavaliere deve arrivare ad avere un'ottima incollatura. Esatto, senza avere... Esatto, costringere il cavallo, far male in bocca al cavallo. Esattamente. A me quello che mi piace tanto nel montare a cavallo, come mi piace prepararmi ai cavalli, e non avere un cavallo che per fare un esercizio mi serve un 100 kg, ma non piace così. Preferisco avere un cavallo fine nella mano, che con poco, con qualche grammo, si mette flesso alla mia gamba e lavora con tranquillità, serenità. Non mi piace lavorare con tanto peso nella mano. Questo si arriva anche con un certo tipo di lavoro. Con un certo tipo di lavoro, che è sempre basato a cercare di rispettare il lavoro e anche fare magari un passo indietro più che accelerare i tempi. Perché spesso, magari quando hai dei cavalli performanti, molto forti, che senti che sono forti, acceleri i tempi per arrivare a un determinato punto, mentre invece ogni cavallo ha il suo percorso, il suo tempo di lavoro. Ecco, e ricordiamoci che non sono macchine. Esattamente. E bisogna rispettarli nella loro individualità. Esattamente, assolutamente. Sono esseri viventi. Sono esseri viventi, esattamente. Ti lascio lavorare. Bene.
Ok, con questo cavallo qua, rispetto invece a quello che avevo prima, Coral, che gli esercizi al passo sono sempre gli stessi, lavoriamo un pochino di più al trotto, nel senso che vi faccio vedere un altro esercizio molto utilizzato all'interno della monta lavoro, che sono i trotti medi, ok? Dove il cavallo deve avere una buona espressività della spalla, il posteriore che è sempre inserito al di sotto della sua massa, di mantenere sempre il medesimo ritmo. E uguale, sempre comunque un esercizio che mi piace è prepararlo sempre con un po' di spalle dentro all'interno del circolo, senza aver fretta, e cercando di non farlo cadere in avanti, cercando di tenerlo controllato, e quando va bene rilassare la pressione. Buono. E la cosa fondamentale del trotto medio è che il cavallo non deve correre, non deve scappare via, ma deve cercare di sollevarsi, ok? Di portare sull'incollatura e di stendere la gamba senza buttarsi, ok? E lui è un cavallo molto buono per questo esercizio, si muove molto bene. E dopo sempre un esercizio dove comunque un pochino di trotto medio ti serve un pelo di contatto nella mano, sempre un pochino di relax, che il cavallo non tiri, sia rilassato, che allunghi un pochino l'incollatura. Buono. Questo aspetto che continui a menzionare, il fatto di avere un cavallo rilassato, è una cosa che il giudice valuta in gara? È una cosa che valuta assolutamente il giudice, nel senso che se io preparo un qualunque esercizio con il mio cavallo che ha tensione, che può essere nella mano, nel fianco, da tutte le parti, è chiaro che il punteggio varia, nel senso che non sarà mai un punteggio ottimo, perché il cavallo si nota che ha tensione, che non è rilassato. Ok, se invece il cavallo lavora con un serenità, fluidità di decontrazione, è chiaro che ha il massimo del punteggio, perché si nota la tranquillità del cavallo, e quella è una cosa molto importante. Quindi questo è uno degli aspetti che viene valutato dal giudice in una categoria dove categoria o proprio gara dove ci sono cavalli di razze differenti, dove magari non ci si può basare su un trotto medio, dove normalmente, come il cavallo che abbiamo visto prima, rispetto a questo sicuramente questo ha un'ampiezza del movimento differente. Chiaro. Però un punto a favore può essere il fatto che lavorino in massima tranquillità e sicurezza. Esattamente, è uno dei punti principali, nel senso che in questa disciplina la grande difficoltà dei giudici è il fatto che hanno una varietà di cavalli molto complicata. Quindi cosa vuol dire? Che magari nella categoria dove c'è un cavallo maremmano, chi si muove in questa maniera qui, magari ha un cavallo come può essere un puro sangue, che ha un modo di esprimersi diverso, è normale, no? Però magari il mio cavallo, in questo caso, come può essere Zairo, ha un trotto medio con una buona distensione della spalla, però ha un cavallo molto teso, e l'altro cavallino, che può essere Coral, no? Che magari ha una buona distensione della spalla, un pochino più bassa, meno espressiva, però con più fluidità, è chiaro che il punteggio va meglio a un cavallo come Coral. Quindi è in quella situazione lì, il giudice guarda soprattutto l'esercizio in sé, che sia di un cavallo grande, che sia di un cavallo piccolo, se l'esercizio è fatto correttamente viene valutato in quella maniera, e quindi è quella lì la cosa difficile, cioè nel senso dare un giudizio per quello che si vede realmente. Nel complesso. Esattamente, bravissimo. È una cosa difficile molto. Ci sono altre cose che valutano i giudici, ad esempio, non so, la treccia del cavallo? Assolutamente sì. La posizione del cavaliere? Sì, esattamente, la presentazione del cavallo, cioè se io mi presento col cavallo non intrecciato, sì, bello da vedere comunque, prenderò un punteggio, però se il mio cavallo si presenta con la treccia che aiuti a sviluppare più il collo, che diciamo che è un punteggio sull'insieme che ti cambia, ok? Intanto perché a colpo d'occhio il tuo cavallo in una gara dici, oh, che cavallo, ok? È fondamentale questa cosa qua, cercare di sempre presentare al meglio come bellezza il cavallo in quella situazione, quindi è molto importante. Cioè, a me personalmente piace molto, piace far vedere queste cose qua. Poi c'è l'assetto del cavaliere, e poi c'è l'assetto, come dicevamo, del cavaliere, prima. Che è molto importante perché è un altro giudizio che è fondamentale,
la posizione, la postura, il modo di aiutare un cavallo, nel senso che anche una cosa che valutano, soprattutto a una mano, che non è facile, perché a volte si vede preparare un cavallo e lavorare con la mano spesso in questa maniera, no? E questa cosa è una cosa che va a punteggio. Ok, il cavallo deve cercare di eseguire l'esercizio con la tua mano il più fermo possibile, non deve... Come se tu non stessi facendo niente, tra virgolette. E quindi è una cosa molto complicata. Quindi sono vari punti, sì, che controllano assolutamente, anzi. E poi un'altra cosa fondamentale, ma quello come tutte le discipline, io credo, è l'abbigliamento. Cioè, l'abbigliamento deve essere fondamentale, cioè non è che possiamo presentarci così. Se ci presentiamo in questo caso con una sala dressage, l'abbigliamento deve essere... montante inglese, quindi giacca, camicia, pantalone bianco, stivale nero. Mentre invece nella monta da lavoro c'è una sella, ok? Che è come la scaffarda, che è una sella italiana. Coerenza, quindi. Esattamente, esattamente. Ci vuole coerenza nella preparazione, esatto. Ecco. Che allora con l'altra sella, che è una sella tipica nostra, tradizionale, e dove l'abbigliamento deve essere gilet nero, camicia bianca, pantalone nero e stivale nero. Deve essere, diciamo... deve essere coerente con quello che stai facendo. E sono ammessi entrambe, come posso dire, la sella da dressage e l'altro, sì, tipo di sella. Allora, a livello regionale e nazionale sono ammesse queste, la sella da dressage e l'abbigliamento da dressage. A livello europeo, campionati d'Europa, l'abbigliamento è obbligatorio per la nazione che stai rappresentando. Quindi in questo caso qua devi essere vestito con la sella tipica, che è la scaffarda. Okay, in questo caso, che chiaramente nella monta da lavoro non è la scaffarda classica, gigante, okay, che usano, è una sella, praticamente si utilizza una sella da dressage, e sopra viene fatto un rivestimento, quindi fondamentalmente lavori con una sella da dressage, okay? Ed è obbligatorio quella sella lì per fare un campionato d'Europa. E basta. Va bene, ti lasciamo allora Dai. A lavorare. Adesso facciamo... due esercizi anche con lui al galoppo, come abbiamo fatto con l'altro cavallo. E ora prepariamo uguale un appoggio. E una piroetta. Uguale di qua, prepariamo un appoggio e una piroetta. Buono. Voilà. Quando monto un cavallo di questa dimensione qua, grande, se per aiutarlo nel galoppo all'inizio della preparazione mi piace sempre prepararlo un po' sul piaf, no? Lo aiuta un po'. Ah,
con calma, senza fretta, che è un cavallo che gli costa fatica, no? Perché è un chiudersi. Movimento richiesto in gara? È un esercizio che non viene richiesto per noi nella monta da lavoro, nel senso che è più dressaggistico, però è un esercizio molto buono se fatto non per fare scena, cioè preparato correttamente, con la giusta cadenza, il giusto equilibrio, è un esercizio che aiuta molto a preparare i cavalli con queste dimensioni per migliorare il galoppo. Ok, chiaro che deve essere un piaf, che è la massima riunione del trotto, senza aver fretta di farlo. Cioè il cavallo non importa, ma l'importante è che la cadenza sia corretta e non abbia rapidità. Vale. Vai. Buono. Vedi che a lui fa fatica, gli costa un po' fatica spingersi, però è un buon esercizio, a me piace molto. Stai cominciando a inserirsi correttamente. Alla fine di un buon lavoro, qual è la sensazione che deve avere il cavaliere? La sensazione del cavaliere deve avere che il cavallo sia flessibile ai fianchi, sia a mano destra che a mano sinistra, e che abbia voglia il cavallo di avanzare senza mai fermarsi, non avere dei cavalli. Non avere dei cavalli che tendono a mettersi contro la gamba, che non stanno in avanti perché non hanno fiducia della mano. Io credo che alla fine di ogni buon lavoro, quando hai due cose fondamentali, quando il cavallo lavora correttamente, si sta impegnando e non lo stai stressando, il cavallo è raro che suda. Ed è una cosa fondamentale. Questo è il primo sentore. Se hai un cavallo, soprattutto anche come loro, che lavorano, però sono cavalli magari un pochino caldi, con un po' di energia, e un cavallo del genere deve avere appena sì un po' di sudore, ma non deve essere fradicio, ok? Vuol dire che il lavoro che stai facendo c'è tanta tensione e il cavallo non si sta rilassando. E io credo che sia una delle cose principali. Quando io ho un cavallo fisicamente in forma, e nonostante faccio questi esercizi anche 40 minuti, però con serenità, il cavallo non è mai sudato. Qua ho visto un po' di deformazione professionale o passione, ho visto che finché non ti è venuto l'esercizio come lo volevi l'hai ripetuto, vero? Ho ripetuto l'esercizio, assolutamente sì. Sì, finché il cavallo non si porta correttamente, senza fretta, ma deve fare l'esercizio comunque corretto, perché è come un bimbo, no? Un cavallo è come un bimbo, tu devi fargli, lo devi far crescere nel lavoro, nell'esercizio. Se tu l'esercizio glielo fai concludere in maniera sbagliata, quello che lui memorizza è quella cosa lì, però non sa se è giusto o se è sbagliato, no? Quindi è importante, secondo me, creare sempre e arrivare al punto che, anche se poco, l'esercizio deve essere corretto, in maniera che il cavallo metabolizza quella cosa lì. E quello io credo che sia una cosa molto importante. Buono, meglio fare uno o due passi giusti che farne 25 sbagliati. Purtroppo siamo in conclusione, mi sento di scambiare due parole con Filippo e questo meraviglioso cavallo che io ho seguito da tempo sulla tua pagina Instagram, ti ho visto lavorare con lui ed è un cavallo eccellente, un ispano-arabo, vero? È un ispano-arabo, esattamente, che ha 9 anni, il nome è Sallo Quegno, è un cavallo incredibile, con tanta forza anche lui e una grande espressività in tutto quello che fa e soprattutto di un ottimo carattere. Cavallo meraviglioso, che invidio al nuovo proprietario. Filippo, c'è un messaggio che vogliamo lanciare ai giovani che si avvicinano al mondo dell'equitazione, che purtroppo non sempre sono accompagnati da istruttori che gli insegnano a rispettare il cavallo. Io il messaggio che voglio lanciare è che in questa disciplina, in questo sport, diciamo, che è uno sport meraviglioso, e la prima cosa che secondo me bisogna ricordare a qualunque ragazzo, a qualunque livello incominci, l'umiltà e soprattutto di mantenere il rapporto con il cavallo in una maniera serena, perché dobbiamo pensarci che sì, noi ci prepariamo fisicamente e portiamo il nostro sapere, il nostro modo di montare a cavallo in la massima espressione, però la
macchina che ci porta quell'espressione è il cavallo e va assolutamente rispettato. Filippo, io ti ringrazio, sono davvero contenta di averti conosciuto. Grazie. Sappi che non ti libererai di noi perché verremo ancora a trovarti, anche magari a qualche spettacolo. Senz'altro, perché sicuramente volentieri. Vedremo delle cose che tolgono il fiato. Grazie. Grazie davvero e ti auguro un buon lavoro. Grazie mille. Grazie per avermi portato San Lochegno. Benvenuti e bentornati a Zampe Pulite, la rubrica sui diritti animali dell'associazione Gaia Animali e Ambiente. Questo anno nuovo, 2022, si è aperto con una notizia bellissima per tutti coloro che si occupano di diritti animali. Una grande vittoria per il movimento dei diritti animali. Dal 1 gennaio 2022 in Italia è vietato allevare animali da pelliccia. Questa è appunto una grande vittoria per tutte le associazioni, per Gaia Animali Ambiente, per tutte le associazioni che si sono battute negli anni scorsi. Ovviamente è il frutto di un lungo lavoro degli anni scorsi, un lavoro fatto di manifestazioni, fatto di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e anche nei confronti dei parlamentari. Anni di lavoro per petizioni che dovevano arrivare ai parlamentari e dovevano sensibilizzare l'opinione pubblica. Insomma, alla fine ce l'abbiamo fatta, è diventata norma, è diventata legge appunto il fatto che è vietato allevare animali da pelliccia in Italia. Non è una cosa secondaria, siamo felici perché pensate che in un solo anno in Italia gli allevamenti da pelliccia uccidevano 60.000 visoni all'anno e quindi grazie alla mobilitazione dell'associazionismo per i diritti animali e anche grazie a quei parlamentari che hanno votato la proposta di legge che da tempo stavamo spingendo, finalmente ciò non avverrà più. La legge, tra l'altro, è interessante, intelligente sotto svariati aspetti. Non solo ci fa fare un passo avanti nel grado di civiltà della nostra nazione, ma si preoccupa anche di coloro che avevano gli allevamenti. Un lavoro brutto, un lavoro che noi avevamo sempre definito violento, proprio perché portava all'uccisione di 60.000 animali l'anno, ma questa legge contribuisce a cambiare la destinazione d'uso di questi allevamenti, che in realtà in Italia non sono tantissimi, ne erano rimasti soltanto 2-3, ma dà dei contributi agli allevatori per convertire le loro aziende in aziende agricole. È quindi intelligente anche sotto questo aspetto. Siamo sicuri quindi che questa legge non cambierà più, proprio perché
queste persone che lavoravano in questi allevamenti troveranno un altro lavoro e avranno modo di non rimanere appunto senza lavoro. Ecco come si fanno leggi intelligenti, leggi che durano nel tempo, che fanno fare passi avanti nel grado di civiltà, ma che sono utili a tutti e non soltanto a una parte di popolazione. Purtroppo non ci sono soltanto belle notizie, non abbiamo aperto soltanto con belle notizie. Io non più tardi di 2 giorni fa ho firmato per esempio una denuncia, un esposto nei confronti di 2 persone, una coppia, tra l'altro anche di giovani di 26 anni di Prato, che hanno lasciato in questo periodo, periodo invernale, quando faceva tanto freddo, hanno comprato un cucciolo di Chow Chow, che è un cane particolare. Se lo sono portati a casa, però poi non l'hanno tenuto in casa, non hanno vissuto con lui, ma l'hanno confinato, questo cucciolo, sul balcone d'inverno al freddo costantemente 24 ore su 24. Siamo venuti a sapere di questa vicenda perché i vicini di casa hanno allertato le forze dell'ordine, si sono allertate anche le guardie zoofile, sono andate a fare visita a questa famiglia per verificare le condizioni di questo cucciolo, sono riusciti a sequestrare il cucciolo, l'hanno portato in immediatamente al veterinario, ma purtroppo il cucciolo di Chow Chow il giorno dopo è morto. Ecco, e allora non vanno lasciate impunite queste azioni, quindi la cattiva notizia è proprio questa. Un gran miglioramento sotto alcuni aspetti nel nostro rapporto uomo altri animali, ma poi purtroppo ci sono questi casi che vanno puniti. Ecco perché ho firmato un esposto denuncia nei confronti di queste persone. Gaia Animali Ambiente si costituirà parte civile nel processo, che sicuramente ci sarà, anche perché c'è una denuncia anche della polizia locale di Prato, e quindi poi vedremo come andrà a finire il processo. Lo voglio ripetere, le leggi a tutela dei diritti animali ci sono, vanno rispettate. Chi non le rispetta, chi le rompe, rompe il patto sociale, e quindi è giusto che venga punito. Si rischia financo l'arresto o comunque supermulte. Il codice penale non prevede il maltrattamento degli animali, anzi punisce il maltrattamento degli animali. Ecco quindi che ho voluto dare una notizia bellissima, ma poi una notizia che dà il senso di quello che purtroppo quotidianamente le associazioni come Gaia Animali Ambiente devono fare per il rispetto dei diritti animali. Ed ecco perché è importante che ci siano associazioni come Gaia Animali Ambiente, come Diamoci la Zampa o come tante altre associazioni. Ma uno degli scopi principali in realtà del mondo dell'associazionismo, nel mondo del volontariato animalista, è quello di far uscire i cani dalle gabbie dei canili. Anche questo è un'attività che ci tiene impegnati tantissimo come volontari di Gaia Animale Ambiente, come volontari di Diamoci la Zampa. E allora io qui in studio ho Macaron, che avete già visto, insieme al volontario Emanuele Cagna, che è un volontario del rifugio di Arzago d'Adda, dove è ospitato in questo momento Macaron. Arzago d'Adda, in provincia di Bergamo, è un rifugio molto bello, quello di Arzago d'Adda, Fondazione Barattieri, sta a pochi chilometri da Milano e anche a pochi chilometri da Cremona, da dove trasmettiamo. Eccolo qua, Macaron, vogliamo parlare di lui, perché lui è uno dei tanti che stanno in rifugio, che stanno in questo momento, ahimè, dietro un box di canile. Qual è la storia di Macaron? È una storia sfortunata, perché in realtà Macaron una famiglia ce l'aveva. Un signore che l'aveva preso, moglie, marito e figlio. Però poi purtroppo la signora che se ne occupava, quindi il suo riferimento, il suo mondo, la sua famiglia, è purtroppo morta di Covid, e quindi Macaron è rimasto senza il suo riferimento. Anche Macaron in un certo senso è un po' una vittima del Covid, perché sì, è rimasto col marito, sì, è rimasto col figlio di questa signora, ma queste due persone non hanno più avuto voglia o tempo di, si sono dovuti trasferire in una casa più piccola, hanno accampato una serie di scuse, insomma si sono, se vogliamo, disfatti di Macaron, dandolo a un'altra signora
a una signora che però viveva insieme all'anziana madre, e quindi anche questo nuovo inserimento non è andato bene. Insomma, alla fine Macaron è arrivato da Diamoci la Zampa al rifugio di Arzago, rifugio Fondazione Baratieri di Arzago. E quindi voi immaginatevi Macaron, che adesso sta girando per lo studio, che tra l'altro è un cane simpaticissimo, noi volontari, Emanuele, lo conosciamo molto bene. Lui insomma è uno che ha un bel caratterino, perché è l'avete visto, è un incrocio tra un pincher e un terrier, e quindi ha dentro sia il pincher sia il terrier. Adesso si sta guardando in una delle telecamere, e quindi insomma è un bel carattere forte, però è un cane abituato a vivere con gli altri cani, perché lui viveva in questa famiglia insieme a un'altra cagnolina che è stata adottata, e quindi ha trovato un happy end che Macaron purtroppo invece ancora non ha, e quindi insomma il suo mondo è scomparso. Lo vedete quanto è affettuoso, quanto è simpatico, quanto è anche abbastanza facilmente gestibile con gli altri cani, magari con altri animali non tantissimo, perché abbiamo fatto delle verifiche che insomma con i gatti o con le tartarughe non va proprio d'accordo. Appunto, ha del pincher, ha del terrier, quindi insomma ha anche una passione predatoria abbastanza spiccata. Allora, Macaron sta nel rifugio di Arzago d'Adda. Ci sono i numeri di telefono per avere informazioni su di lui, sul suo carattere, su come fare per adottarlo. Noi aspettiamo la telefonata giusta, aspettiamo la famiglia giusta, perché lui la famiglia giusta ce l'aveva, ma purtroppo gli è stata spazzata via. E credo che meriti di non passare altro tempo in rifugio, altro tempo dietro il box del canile. Dalla vicenda di Macaron, ma magari se abbiamo tempo dopo ne parliamo ancora un pochettino, passiamo a un'altra vicenda. Vi voglio adesso far vedere un video che ci fornisce Innovet. Innovet è un'azienda di innovazione veterinaria, e questo video riguarda Milù. Milù non cerca casa, casa ce l'ha, diversamente da Macaron che invece la cerca. Milù casa ce l'ha, è un pastore tedesco simpaticissimo, circa un anno d'età, un pastore tedesco che ama tantissimo correre, ma ha avuto qualche problemino ai gomiti, quindi alle zampe, alle articolazioni. E allora con la storia di Milù andiamo a sentire qualche consiglio del veterinario Morabito e qualche consiglio di Innovet in questo video. Andiamo col video di Milù. C'è i suoi spazi, il suo divano e comanda lei a casa sua praticamente. Lei ha invece dei problemi ai gomiti, e quindi stiamo facendo un po' di terapie per cercare di tenerla un po' sotto controllo. Piace tantissimo correre. Non è un cane da riporto, vorrebbe correre. Si vede in primis se comincia a leccarsi tanto, e quello vuol dire che c'è un problema. Se la situazione è più grave, a volte in campagna, avendo corso un po' troppo, con qualche cambio di direzione, per un pochettino zoppica, quindi si fa capire. E in quel momento bisogna tenere la riposa assoluto qualche giorno, perché in modo che gli passi l'infiammazione. Cosa dici? Perché? C'è la faccia da... Milù è un pastorino tedesco che ha una storia molto triste, viene da un canile, vive con lo scatenato Cesare, flat-coated, giovane scatenato. Milù ha una storia difficile e ha una situazione articolare fortemente compromessa a carico del gomito, i gomiti. È un cagnetto che arriva quindi da un canile, presa già in età adulta, con una situazione di degenerazione del gomito su base artrosica che è piuttosto complessa. Quello che noi possiamo fare su un gomito già così compromesso è, per la maggiore, è la gestione. Quindi torniamo all'approccio multimodale. È un paziente perfetto per parlare quindi di fisioterapia, per parlare di integratori, di dieta, controllo del peso e di attività motoria.
ricordiamo sempre questa cosa, è importante. Non ho un'articolazione malata e quindi non la devo usare. Anzi, le patologie che affliggono il gomito inizialmente cominciano come displasie, che inizialmente sono segni minimi, ok? Quindi se noi riusciamo a intercettarli nel cane giovane riusciamo a fare tanto. Se ci arriva un paziente come Milù che ha già un anno è molto più complesso. Se siamo riusciti a gestire l'attività di Milù, intesa quindi come passeggiate, qualche piccola corsettina, un po' di gioco con Cesare, un po' di attività motoria, nuotare, perché no, quello assolutamente non è un problema, e tutta una serie di controllo del movimento legato a che cosa? Per esempio su un gomito e l'arto anteriore il salto in discesa è sconsigliato perché è fortemente traumatico, mentre il continuare a lavorare sulla flessione, estensione, pronazione, supinazione ci permette di mantenere questa articolazione viva. Ha usato cicli di integratori, abbiamo utilizzato nei momenti in cui pareva avere un po' di sintomatologia, quindi un po' più infiammata, abbiamo comunque come integratore utilizzato il Glupacur, a volte associato dei cicli antinfiammatori. Quando abbiamo stabilizzato la situazione, gli ho chiesto di mantenere comunque un'integrazione. Loro sono, ripeto, molto avvezzi all'utilizzo comunque dei nutraceutici, quindi loro hanno continuato con cicli alterni, Condrast e Glupacur, a seconda del momento. articolazioniprotette.it è un sito davvero interessante, un sito che ci aiuta a prevenire alcuni problemi dei nostri cani, che ci dà dei consigli utili per il benessere dei nostri cani, quelli che stanno nelle nostre famiglie. Allora, grazie a Innovet, azienda di innovazione veterinaria, che ci mette a disposizione questo sito. I nostri cani, quelli che stanno nelle nostre famiglie, ma come Gaia Animali Ambiente, noi ovviamente ci occupiamo e ci preoccupiamo anche e soprattutto di quelli che invece stanno in rifugio, come Macaron, che abbiamo visto, che adesso è qui accucciato, si sta quasi divertendo insieme a Emanuele, ma perché è un cane simpatico, insomma è un cane divertente, è un cane facilmente gestibile. L'ho detto, Macaron sta al rifugio di Fondazione Baratieri a Arzago d'Adda, in provincia di Bergamo, dove ci sono un centinaio di cani ospiti di svariate associazioni, di Gaia Animali Ambiente, Delegazione di Pavia, di Diamoci la Zampa, che è appunto l'associazione che si occupa di Macaron, e mi raccontano i volontari che proprio in questi giorni al rifugio Arzago d'Adda è arrivata anche un'altra cagnolina, quindi a riempire ulteriormente il rifugio, ed è Lira. Lira, quindi mi prendo due minuti per parlarvi di Lira, perché è una super mamma. È stata accalappiata sul territorio di Arzago d'Adda, dove normalmente non c'è abbandono, non c'è randagismo, tutti i cani che ci sono di proprietà e di cascina si conoscono, e invece Lira è stata accalappiata, evidentemente l'ha mollata qualcuno. Perché hanno mollato Lira? Perché Lira ha 9 cuccioli, eccoli qui, ne stiamo vedendo qualcuno, e quindi evidentemente ha fatto i cuccioli, e le persone che gestivano Lira, che avevano Lira in casa, non se la sono più sentita di tenere lei e i 9 cuccioli. E questo è un po' il frutto del fatto di non sterilizzare, di non voler sterilizzare le femmine. Poi succede questa cosa qua, che fanno tanti cuccioli e non si sanno come gestire. E allora Lira, mi dicono i volontari che stanno ad Arzago d'Adda, i volontari di Gaia, Diamoci la Zampa, delle altre associazioni, che è veramente una super mamma, che è meravigliosa con i suoi cuccioli, è meravigliosa con gli altri cani che sono ricoverati, che sono ospiti a Arzago d'Adda, come Macaron, ed è meravigliosa con le persone. E quindi l'appello che vale per Macaron, quindi il numero di telefono che abbiamo visto in sovrimpressione, che vale per Macaron, vale anche per Lira e per i suoi cuccioli. Noi sappiamo che i
cuccioli riusciremo a farli adottare facilmente, ma non vogliamo mai, e quindi comunque telefonate anche per i cuccioli ovviamente, però tutti sempre vogliono i cuccioli e per i cani adulti è sempre molto più difficile aprire le gabbie del rifugio, aprire le gabbie del canile. Ecco, noi non vogliamo che l'ira super mamma, una volta che i cuccioli saranno svezzati, una volta che i cuccioli saranno adottati, rimanga in canile. Non lo merita, perché ci hanno raccontato che è una super mamma ed è meravigliosa non solo con i suoi cuccioli ma anche con tutti gli altri cani, quindi è un cane perfettamente socializzato e anche con le persone. Non lasciamo l'ira in rifugio, non lasciamo Macaron in rifugio. Ci aspettiamo quindi tante telefonate per Macaron, per l'ira, per i suoi cuccioli. Ci teniamo anche perché noi dobbiamo aprire le gabbie. E allora, in attesa delle telefonate e in attesa della prossima puntata di Zampe Pulite, zampe pulite a tutti, arrivederci. Dal 1995 Gaia Animali Ambiente Ollus si batte a Milano e in tutta Italia per difendere gli animali, l'ambiente e la salute umana. Le battaglie di Gaia sono sempre dirette contro i nemici della vita e volte ad ottenere risultati concreti. Sono migliaia gli animali salvati da tortura, abbandono e morte grazie al nostro impegno. Sono centinaia i cani e i gatti ricoverati e accuditi con l'adozione a distanza. I libri di Gaia, Gaia Lex e la nostra newsletter informano e aiutano le persone e le istituzioni che difendono gli animali. Manifestazioni, blitz, occupazioni, libri, denunce, studi, adozioni, salvataggi, cure veterinarie. Questo e molto altro è il mondo di Gaia. Aiutaci ad aiutarli. Sostieni Gaia con il tuo 5 per 1000 e con il tuo contributo.